Vi voglio raccontare una storia. Storia di F. È il dicembre del 2017. A Massa si svolge un incontro organizzato da alcuni partiti politici del centrodestra. In una sala molto elegante, un centinaio di persone ascoltano una signora parlare al microfono. Racconta la sua disavventura. Mi trovavo in città, centro. E camminando sotto il comune sono stata investita da uno sputo che mi è finito sulla scarpa. Lo sputo, racconta la signora, proveniva da un gruppo di ragazzi neri, africani, precisa. Lei ha una cinquantina d'anni e dal tono di voce si riconosce che ha una certa passione per le narrazioni drammatiche. Mentre parla al microfono si tira indietro i capelli rossi. Rossi. Come il rossetto di cui ha tracce anche sui denti. Mi sono spaventata. In giro c'è anche l'Ebola. Possiamo mettere a repentaglio la nostra salute per quattro africani che bivaccano sotto il comune? Chiede inorridita alla platea. La donna, impaurita, quel giorno decide di immortalare con una fotografia l'immagine del bivacco e dopo uno scambio di parole incomprensibili con uno di quegli africani, decide di girare i tacchi e andarsene. Lungo la strada che la porta verso casa, invia con WhatsApp la fotografia ad un noto politico di massa. Quell'immagine, lui, la sceglie per realizzare la locandina dell'evento che si sta svolgendo. Una locandina che nel dicembre del 2017 è sui muri di tutta la città. Del racconto della donna, il giorno dopo parlano quasi tutti i giornali. È il dicembre del 2019. La scritta "La legge è uguale per tutti" sovrasta le teste di giudici e avvocati. In aula ci sono una decina di persone. In un angolo la signora con i capelli rossi, nell'altro un ragazzo di colore. La donna accusa il giovane di perseguitarla. Racconta dell'episodio che è avvenuto 2 anni prima sotto il comune, aggiungendo che non è lui il giovane dello sputo, ma tuttavia riconosce nel ragazzo in sala uno di quegli africani. Poi racconta un altro episodio. Dice che lui, F, la insegue, la molesta. Si fa trovare sempre dove sono io. Un giorno si è avvicinato a me e ha iniziato a sbormottare qualcosa con un tono minaccioso. Mi sono spaventata e sono fuggita. Poi, impaurita, ha deciso di denunciarlo. Quali strade percorre per tornare a casa, signora? Chiede l'avvocato che difende F. Passo da via Eugenio Chiesa, poi via Portafabbrica, poi via Dante. Il centro città, insomma, continua l'avvocato. Sì, dice la signora, è la strada che faccio per portare la mia bambina a scuola. E soprattutto per quello che ho paura, per lei. E quindi ha incontrato F in strada? Lui l'ha mai aggredita? Beh, diciamo che in quell'occasione è stato molto minaccioso nel parlarmi. Faceva paura a me e alla mia bambina. Ah. E ha mai capito co che cosa le dicesse? No, perché parlava una lingua incomprensibile. E le altre volte che lo vedeva in giro? Cosa faceva F? Fermava le persone, vendeva fazzoletti, lo incontrava ovunque io andassi. E perché ha inviato questa fotografia in cui ben si riconosce F ad un noto politico locale? Ma non c'era una ragione, ho solo mandato un WhatsApp così, tranquillo. L'avvocato mostra una fotografia della signora alla signora dai capelli rossi. Questo è un bivacco, signora, secondo lei? Nell'immagine ci sono quattro giovani dalla pelle bianca seduti su una panchina. L'avvocato che la difende interviene. Obiezione! La domanda non è attinente al procedimento. Obiezione accolta. In aula è il turno di F, che per affrontare il processo chiede il sostegno di un interprete. L'interprete traduce domanda dall'italiano all'inglese. E viceversa, F racconta di avere 28 anni e
e di essere arrivato a Massa dalla Nigeria 8 anni fa. Da quando ha 20 anni vive vendendo oggetti per strada. Ho una partita IVA, tiene a precisare. Conosci la signora? Chiede il suo avvocato. No, non la conosco. A volte la incontro per strada. Hai mai parlato con lei? Una volta ho provato a parlarle. E che cosa le hai detto? Le ho chiesto di togliere la mia fotografia da Facebook. Lei mi ha iniziato ad urlare contro e io, impaurito, sono fuggito. Non mi sono più avvicinato a lei. Alla fine il giudice dichiara F non colpevole. Non può considerarsi persecuzione perché F vende fazzoletti in centro. È normale incontrarlo. La signora dai capelli rossi si tira indietro i capelli e se ne va. F stringe la mano al suo avvocato. Lo ringrazia. L'avvocato risponde alle sue preoccupazioni dicendogli che non deve pagare le spese processuali. Fine della storia. Fine della quale nessun giornale ha parlato. Vedete, non c'è bisogno di guardare all'America per parlare di razzismo. Lo si può fare ogni giorno, aprendo gli occhi sulla realtà che ci circonda. Il razzismo è una forma di comodità per qualcuno. Parlare di diritti di persone ai quali qualcuno vorrebbe fosse negato anche il soccorso in mare è una questione scomoda, perché inevitabilmente ci porta a puntare il dito contro chi abusa dei propri privilegi. Privilegi come quello di denunciare una persona a caso, solo perché dentro si è animati da un odio che va al di là di ogni ragione. Come quello di non sollevare questa questione perché significherebbe contestare chi oggi ricopre ruoli di potere che potrebbero danneggiare la nostra posizione. Come quello di non dare un nome ad un fenomeno che un nome ce l'ha. Si chiama razzismo. Se F avesse avuto un briciolo di diritto, in aula si sarebbe difeso comunicando in lingua italiana. Se F avesse avuto un briciolo di diritto, avrebbe potuto denunciare le persone che hanno pubblicato la sua immagine sui social, deformando ingiustamente quel sorriso che lo caratterizza. Se F avesse avuto un briciolo di diritto, state certi che quei fazzoletti sceglierebbe di non venderli, perché per superare il razzismo servono diritti. E la politica, quella vera, dovrebbe battersi per riconoscerli.